Rapino, segnali di ripresa per il Partito Democratico dopo il risultato più che deludente del 4 marzo, si riparte dal 10 giugno. Certo, si riparte il 10 giugno con un segnale chiaro che nel territorio la rete del Partito Democratico, del centro-sinistra e della coalizione è viva. Adesso i ballottaggi, i turni dei ballottaggi che sono importanti. Noi ci rivolgiamo soprattutto a quegli elettori delusi ai 5 Stelle, quegli elettori che vengono al campo della sinistra, perché è chiaro ed evidente che l'offerta politica dei 5 Stelle si è spostata nettamente a destra, al baricentro leghista, e noi crediamo che le nostre proposte, come quelle che presentiamo oggi sul lavoro, siano il punto per confermare che il centrosinistra ha capito i propri errori e vuole riavvicinarsi agli elettori che si sono sentiti traditi dalle nostre scelte precedenti. Adesso ci riproviamo e siamo fiduciosi di poter ripartire con umiltà, calma e serenità. A proposito del risultato delle ultime amministrative, anche in attesa dei ballottaggi, non tutte le voci sono però favorevoli alla direzione regionale del Partito Democratico. Proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa il parlamentare uscente Tommaso Ginoble ha chiesto le sue dimissioni, o comunque ha criticato fortemente la direzione regionale del Partito Democratico. Ma il Partito Democratico affronterà un congresso nel più breve tempo possibile insieme al percorso nazionale e da lì la linea politica del Partito Democratico verrà discussa con tutti i suoi iscritti, partecipanti e militanti. Siamo sempre disponibili a confrontarci e sono convinto che una partecipazione larga alla discussione anche per la scelta delle nuove guide del PD è quella più ottimale.